Abbiamo incontrato Rino Bertoia, uno dei sei giocatori di Major League nati in Italia. I lived in a very athletic neighborhood in Windsor, Ontario. Vivevo in un quartiere sportivo in Canada, Windsor, nell'Ontario. Il mio giocatore preferito era Arcadio Biasatti, era il mio idolo perché era nato in Friuli Venezia Giulia e giocava con i Philadelphia Athletics. Io volevo diventare come lui e per fortuna ci sono riuscito. Major League Baseball for the old Philadelphia Athletics and I wanted to become just like him. And luckily I did. Quando hai iniziato a giocare a baseball? A 6-7 anni giocavamo in strada, nei parchi, poi a 14 anni sono arrivato nelle cosiddette Sandlot League e ci sono rimasto fino a 18 anni, come dilettante, poi alla scuola superiore, sia a Windsor che a Detroit. At age 14. And then from 14 to 18 I played in what they call the Sandlot Leagues, amateur baseball. In high school and in Windsor and Detroit. E poi è arrivata l'esperienza con i Detroit Tigers. Quando hai firmato? 1953, August 31st, I signed with the Detroit Tigers. Era il 31 agosto del 1953. Quell'estate avevo giocato molto bene, tanto che fui nominato miglior prospetto della città di Detroit e partecipai all'All-Star Game a Polo Grounds a New York. Allora mi avvicinò alla fine della partita John McHale, che parlò con i miei genitori, e poi arrivò la firma. Era lo scout dei Tigers. John McHale, who was the farm director of the Tigers, approached me and my parents, and I was signed as a bonus player in 1953. Il baseball da molti è visto come un mezzo di integrazione per gli italiani in America. Non a caso ci sono state grandi star come Joe DiMaggio e grandi scrittori italoamericani specializzati sul baseball come John Fante. You know, DiMaggio was always the hero of all Italians, you know. Joe DiMaggio era un idolo di tutti gli italiani, ma per la verità era anche un simbolo della perfezione per ogni tifoso di baseball. Dal mio punto di vista, certo, ero molto orgoglioso di essere italiano quando osservavo DiMaggio, io poiché ero addirittura nato in Italia. I'm Italian, so that made me really proud of being an Italian, and especially being an Italian born in Italy. Su Rino Bertoia, lo scrittore canadese Marty Gervais ha scritto un romanzo. It's a book written by a writer in Windsor. There was a contest in writing a book in 72 hours. Gervais è di Windsor e io ero il suo giocatore preferito quando era ragazzo. Quando gli dissero che doveva partecipare a un concorso per scrivere un romanzo in 72 ore, pensò di dedicarlo a me. Così ha scritto una storia inventata ma basata su molti episodi accaduti nella mia carriera. Insomma, un lavoro di fiction, ma con parecchi tratti autobiografici. It was fiction, but based on some truth. Nel 1954, Bertoia venne contattato dalla Federazione Italiana. Gli proposero di giocare in nazionale? I got a letter way back from a guy named Borghese. No, per la verità no. Mi arrivò una lettera di un certo Borghese che parlava di insegnare baseball, ma poi non ho più sentito nulla. I got one letter and that's all I heard from him. Parliamo dei viaggi in Italia di Rino Bertoia. I was born in 1935. I came back for the first time in 1958. Io sono nato nel 1935, nel 1937 sono emigrato in Canada. La prima volta che sono tornato era il 1958. Non avevo mai conosciuto mia nonna e chiesi a mia madre di poter andare in Italia per vederla. Aveva avuto un infarto, aveva più di 80 anni e temevo potesse morire. Non è che fossi tanto concentrato sulle mie origini allora. Il baseball occupava tutte le mie energie. Dopo un mese tornai a Detroit per ricominciare a giocare. Cinque anni fa però mia moglie mi suggerì di venire in Italia. Non ero più tornato perché non mi piaceva volare, lo avevo fatto troppo giocando e avevamo anche corso un paio di rischi. Ma una volta venuto, la nazione mi ha preso e da allora torno ogni anno appena posso. So finally I got the courage to come. And I was so taken with the country, with the beauty of my part of the country, the beauty of the north, the beauty of Florence. I've been coming back ever since. It's been 5 years now I've come back. Yeah.
A Parma, Rino Bertoia ha anche visto il suo primo stadio da baseball in Italia. Actually, this ballpark reminds me of a ballpark in London, Ontario, which is about 100 miles from Windsor. Lo stadio di Parma me ne ricorda uno di London, nello stato dell'Ontario, a 100 miglia da Windsor, dove abito. Ma gli stadi da baseball sono tutti uguali. In tutto il mondo sono gli stessi, è un po' come la Chiesa Cattolica. C'è sempre l'erba, c'è sempre la terra rossa. Gli stadi da baseball sono gli stessi in tutto il mondo. Baseball is like the Catholic Church. It's the same here as it is in Africa or wherever it is. Baseball is universal. And there's nothing more beautiful than walking into a stadium where you see the nice beautiful grass in a baseball stadium. E cosa pensi del baseball italiano? I haven't seen enough of this game to really evaluate it. Ho visto poco, una partita sola, e mi sono spesso dovuto interrompere, ma come livello tecnico mi sembra di poter dire che sia a metà strada tra il singolo A e il doppio A. Non vedo in campo veri e propri prospetti, ci sono molti giocatori all'apice della carriera che sono qui per disputare questo campionato, ma non hanno concrete possibilità di ambire a qualcosa di più. Rationale is for playing. Are they playing here to get to the major leagues, or are they just playing here to play baseball, make some money, go home, or what it is? Yeah. Like what the desire level? I don't know what the desire level here is. Ci sono però italiani che stanno tentando la fortuna in America. 5 professionisti e uno in college. That's encouraging. I mean to have players from Italy. È davvero incoraggiante avere ragazzi italiani in grado di andare a competere negli Stati Uniti contro gli americani o i centroamericani che crescono col baseball, è davvero un dato importante. Abilities. I mean, to succeed, an Italian to go over there and succeed is quite a thing. Cosa ti ha dato il baseball? Baseball was very, very important in my life. Per me è stata una cosa importantissima nella vita. Il baseball mi ha dato una carriera, mi ha dato rispetto, mi ha dato una pensione e mi ha dato un'istruzione. Respect. Baseball got me a pension. Baseball got me an education. Hai un consiglio per lo sviluppo del baseball in Italia e in Europa? Just like Napoleon said, give me your young, you know. Come ha detto il poeta, datemi i vostri giovani. So che qui in Italia è importante il calcio, è difficile portare i ragazzi a praticare un altro sport, ma il baseball va fatto conoscere ai più giovani, sia a quelli che potenzialmente lo possono giocare, ma anche ai ragazzi delle scuole superiori che magari possono diventare appassionati come tifosi. Il baseball va portato ai giovani se si vuole sviluppare il baseball. Thank you. My pleasure, my pleasure. There you are. Grazie. Thank you very much.